Da una parte abbiamo Ciu-Ciu Charles, ma dall'altra abbiamo un buco nero. Chi vincerà? Ed è un po' che sono qui in giro. E devo dire, oltre al fatto che è molto bello questo mondo, ho paura che arrivi Ciu-Ciu Charles. Raga, sento la musica, è qui! L'ho trovato! È Ciu-Ciu Charles che sta nel mio mondo! Sentitelo come fa! No, 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 via! Allora, io... Lui, questo è quello demoniaco. Oh mio Dio, no, mi sa che sta per salire qua sopra, raga. Peraltro sta facendo un casino della Madonna. Io devo urlare per farmi sentire da voi. I posti più sicuri sono sempre i villaggi, perché lì ci sono almeno delle case. Sono andato alla ricerca di un villaggio, però mentre mi allontanavo continuavo a sentire sempre quella musica fastidiosissima di Ciu-Ciu Charles. Però nel tragitto ho pensato di aver bisogno del ferro e quindi sono andato in questa caverna. Spoiler, non avrei dovuto farlo. Abbiamo assolutamente bisogno del ferro, perché chiaramente se no non abbiamo l'armatura di ferro. Ci serve l'armatura di ferro. Ma che cos'è sto coso, raga? Cos'è sto cerchio che gira? Aiuto! Che schifo è? No. Credo che quel blocco nero abbia fatto sì che tipo si spandesse, si iniziasse a espandere questa sorta di blocchi neri. E se io ci vado sopra... Aia, aia, fa malissimo. Raga, oh mio Dio, il buco nero ha sconfitto Ciu-Ciu Charles. Aspettate, non ci credo ai miei occhi. Voglio che ne spawni un altro. Anche se serve aspettare giorni interi qua, io aspetto che Ciu-Ciu Charles rispawni, perché devo vedere questa cosa. È proprio qui, mi sa che ucciderà me purtroppo. Però posso scapparmene, posso direttamente tirarlo lì. Comunque non c'è nessun problema, perché tanto rispawno lì su quella torre. Ho avuto la premura di dormire là sopra. E qua c'è il buco nero. Direi di portarlo vicino al buco nero, così tecnicamente il buco nero sfiderà Ciu-Ciu Charles. Guarda, 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 guarda. Oh mio Dio, avete visto? Era diventato demoniaco perché era morto. E poi dopo, cioè, è morto di nuovo. Quindi questo buco nero è potentissimo. Voglio troppo essere come lui. Come non detto, è morto così. Guarda, e mi dà i void cosi, che però sappiamo bene di non doverli toccare, perché se li tocchiamo purtroppo moriamo. Quindi tecnicamente con questi buchi neri che spawnano, tecnicamente possiamo utilizzarli per sconfiggere i tizi più potenti che possano esistere. Iscrivetevi al canale, grazie, siete i migliori.